Questa canzoncina ci sta veramente bene, perché oggi è la prima puntata di quella che farò lunedì, un giorno insulso, un giorno che non dice niente, un giorno dove si comincia di nuovo a lavorare. E visto che si lavora e visto che bisogna avere la passione nel proprio lavoro, pensavo che, perché no, si poteva fare un approfondimento insieme, perché anch'io in qualche modo vado ad approfondire, perché non si finisce mai di imparare, sul codice della strada. Non ci crederete nemmeno che dico una cosa del genere, vero? Ebbene è così, perché no? Parliamo che del codice della strada. E devo dirvi che la prima puntata che posso fare impatentando i patentati è di una semplicità unica, perché i primi articoli del codice della strada, svilupperemo gli argomenti su quelli, sono articoli che partono da presupposti e da valutazioni così semplici che sembrano quasi delle prese in giro. Per cui, ragazzi, non fidatevi di quello che vi dico, non tanto perché non siano giuste, non fidatevi perché quello che vi dico è giusto, ma non esiste né in cielo né in terra. Lo Stato parla di cose che non esistono. Dubbi in proposito? Ve li fugo subito. Prendiamo adesso un esempio per quanto riguarda l'articolo 1. Principi generali. Sentite un po' la boiata che dice questo qua. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie. E fin qua ci possiamo anche credere. Aspettate. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici. Questo possiamo anche crederci, perché ultimamente stanno tagliando anche sugli asili, quindi possono anche ridurre i costi sulle strade, perché no, buche ce ne sono, nutria gogo. E poi, sociali ed ambientali derivati dal traffico veicolare. Ma come? Ma come? Ma se fino adesso ci hanno venduto le macchine e mettono la benzina a 2 euro, adesso ci dicono che si vogliono ridurre i costi sociali, economici ed ambientali. Questi sono pazzi. Abbiamo finito la canzone. Peccato, era anche carina. Quasi quasi la rilancio. Sapete che vi dico? La rilancio. Volete un consiglio? Lasciamo perdere l'articolo 1 perché fa veramente ridere. Anche perché la cosa che eventualmente dovremmo andare a vedere sono gli articoli attuativi del regolamento. Io punterei più che altro sull'articolo 2. Parla della strada. E la strada già è un discorso un pochino diverso. Da vari tipi di definizioni sulle strade, e anche qua un piccolo accenno lo dobbiamo fare perché molte volte confusione la facciamo. Intanto molti che hanno la patente non sanno oppure non tengono conto della differenza che c'è tra gli enti proprietari delle strade e la definizione della strada secondo il codice della strada, che sono due paia di maniche completamente diverse. Cioè, il codice della strada dice che la strada deve avere determinate caratteristiche per poter rientrare in una classe. Autostrada deve essere fatta con carreggiate indipendenti, strada extraurbana principale uguale, carreggiate indipendenti, però può avere strade di servizio laterali e così via. Potrei avere un'autostrada, però l'ente proprietario di questa autostrada è la provincia, per dire, che non è quindi lo Stato che gestisce le strade attraverso l'ANAS quando non sono a pagamento, ok? Giusto per dare un esempio. Parole povere, quello che sto cercando di spiegarvi è che chi è proprietario della strada non vuol dire che la gestisca con i parametri tecnici di una determinata classe. Quindi la definizione della strada che noi abbiamo sul codice della strada è sulla tipologia di strada, non su chi è proprietario della strada, come molte volte noi ragioniamo: strada provinciale, strada statale, strada comunale. Questo è chi la detiene come proprietà. E vi posso assicurare, signori, che avere la proprietà di una strada non è un vantaggio, perché vuol dire doverla gestire, mantenere e pagare soldi per tenerla. Qualcuno dirà, ma le autostrade guadagnano una barca di soldi. Sbagliato! Guadagna eventualmente chi gestisce le autostrade, facendo anche un qualcosa a volte di non proprio corretto, come aveva fatto a suo tempo Schema 28, che non investiva il denaro nelle infrastrutture come si era impegnato.
perché c'è anche chi fa questo tipo di lavoro, chi gestisce le autostrade e poi le mette a pagamento. Teoricamente c'era stato anche l'anno scorso, se vi ricordate, un caso in cui il governo di centrodestra, l'ultimo prima di cadere davanti a Prodi, aveva proposto di mettere delle tariffe ideali che l'ANAS avrebbe dovuto pagare, che avrebbe dovuto praticamente avere come entrate dallo Stato. Quindi noi non pagavamo le tariffe per il passaggio nella statale, ma era come se la pagassimo, perché nelle tasse generali rientrava anche questo. Ma la cosa che mi interessa sviscerare qui non è questo, ma più che altro il fatto che quando il codice della strada è entrato in vigore nel 92 e poi modificato nel 2010, dava determinate caratteristiche alle autostrade perché rientrassero, o le strade in generale, perché rientrassero in determinate categorie. Per esempio, noi sappiamo che secondo il regolamento non possiamo avere più di un tot di metri di vicinanza. Nelle strade urbane, per esempio, non dovremmo avere, diciamo, meno di 10 metri di distanza dall'uscita di una casa alla strada. E le strade vecchie? E questo è un bel problema. Cioè, le strade che erano state concepite prima non sono regolari, quindi quelle devono essere lavorate oppure devono essere accettate così. Quindi si provvede anche a un sistema di declassamento delle strade, questo lo si fa negli articoli del regolamento esecutivo, che prevede, diciamo, di spostare determinate strade da una, neanche da una proprietà all'altra, ma da una categoria all'altra. E il fatto che ci siano diverse categorie fa sì che poi vi siano diverse tipologie di traffico e si prevede anche diverse tipologie di sicurezza. Però state tranquilli, perché esiste anche un sistema con cui lo Stato si preoccupa di recepire attraverso i vari enti i punti più salienti e difficili dove avvengono gli incidenti più gravi. C'è un mappario fondamentalmente a livello nazionale, un registro, dove ogni anno vengono valutate attraverso una relazione i vari incidenti che vengono svolti, e in base a dove sono stati fatti più incidenti si provvede poi a investire per migliorare le infrastrutture e migliorare quindi la sicurezza in quel suo specifico punto. Ora, le procedure pratiche sono ben diverse da quelle teoriche, perché per esempio prima della modifica del 2010 esisteva il cosiddetto Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, atto che doveva essere fatto ogni anno e poi non veniva mai in realtà implementato. Adesso si è rilanciata l'idea di una relazione annuale, ma questa relazione annuale poi viene eventualmente fatta? Qui sorge un problema che riguarda l'amministrativo italiano: manca una legge che regolamenta quello che fa lo Stato. Ma non vorrei essere troppo pesante su questo fatto. Quello che voglio dirvi è che la legge dice di fare tot, poi però chi lo deve fare è lo stesso Stato che ha fatto la legge, e se lo Stato non lo fa, cosa succede? Cosa facciamo? Mettiamo in galera lo Stato? Insomma, ragazzi, è il solito macello, il macello di sempre. Però vi lascio una domanda. Secondo voi è meglio un ente, un comune, che si preoccupa di mettere bene le strade piuttosto di fare eventi, o un comune che fa tanti eventi e magari lascia le strade con le buche? Non è un riferimento a Isola della Scala o a qualsiasi altro paese, è una domanda. Cioè, voi a questo punto ve lo chiedo: preferite degli incentivi a eventi o preferite il fatto che ci sia un impegno affinché certe strade siano tenute bene e secondo regola, e magari con le piste ciclabili che servono? Se qualcuno ha voglia di rispondere, ne sarei ben lieto, e se no la lascio così come domanda pura, giusto sentire la vostra opinione. Signore e signori, questa era la prima puntata di Patentando i Patentati. E questo è il tartarello.